È da tanto che voglio visitare la Sicilia. Mi è capitato un biglietto aereo ad un prezzo speciale ed ho 2 settimane di tempo da poter sfruttare, ma lo farò a modo mio, in bicicletta. Ovviamente in così pochi giorni potrò visitarne soltanto una parte. L'aereo atterrerà a Catania, quindi il mio punto di partenza sarà questo. Percorrerò la costa, le zone che più mi interessano sono per lo più a sud, quindi ho deciso che il mio viaggio sarà da Catania a Palermo, 700 km solo andata. Buona visione! Ho quasi finito di smontare la bicicletta, la infilo nel cartone e domani si parte. Sono arrivato all'aeroporto di Catania, ho preso il mio bagaglio, adesso rimonto la bicicletta sperando che tutto a posto e raggiungo il centro a 5 km. Traffico pazzesco, cominciavo bene, me lo aspettavo. Ci tengo a dire che i video di questo viaggio non saranno una semplice guida per turisti desiderosi di conoscere l'arte e la storia di questa regione, anche se saranno tanti i posti importanti che andrò ad esplorare, ma un approccio del tutto personale, un viaggio interiore, un modo per mettermi alla prova, testare limiti mentali, fisici e di adattamento. Il mio obiettivo è soprattutto quello di accumulare esperienze e condividere le sensazioni che provo dei luoghi e le persone che man mano andrò a conoscere. Questo è l'ingresso del mio ostello, si chiama City in Hostel. Un traffico incredibile, comunque la bicicletta la potete mettere dentro e questa sera uscirò a piedi. Vediamo almeno fuori. Sono praticamente a fianco al castello. Ed eccomi qui, come nulla fosse, a passeggiare in mezzo a Catania. Come spesso mi accade, devo darmi un pizzicotto per rendermi conto che non sto sognando. Sono davvero partito ed una nuova avventura è praticamente già iniziata. La città già mi sta impressionando, davvero molto bella. Sono sicuro che in questo viaggio ne vedrò davvero delle belle.
Vado a fare un girettino e poi a nanna, perché domani sarà una bella e dura giornata. Buongiorno a tutti, questa mattina devo aspettare un po' per prendere la bici perché la porta del giardino dove l'ho parcheggiata praticamente è chiusa e apre alle 8, quindi ne approfitto per fare un giro, ma è molto presto, sono le 7:15. Da queste parti dovrebbe esserci il famoso mercato del pesce di Catania. Andiamo a vedere se è aperto. Quando mi trovo in una città, una delle cose che amo vedere di più sono i suoi mercati. Mi hanno appena detto che fare un giro nel caos dell'antica pescheria di Catania è un'esperienza assolutamente da non perdere. Non mi sono fatto pregare due volte. Catania è una città molto particolare, il centro è stupendo, ma poi la periferia è praticamente un po' tutta così. Però è, secondo me, molto bella. Bici recuperata, adesso vado a fare un giro in un'altra zona di Catania e poi finalmente si parte. Un ottimo modo di salutare Catania prima di andare via, sicuramente riuscirò a vederla da un punto panoramico. Da quello che ho capito, la grande chiesa di San Nicolò l'Arena dovrebbe essere adatta a tale scopo. Eccoci.
davanti a noi c'è tutta Catania e il Mar Ionio. Ed ecco l'Etna. Nei miei progetti c'era anche un trekking sull'Etna, però poi ho optato per continuare subito con la bicicletta. Non mancherà occasione. Direzione Siracusa, devo trovare un Decathlon o una ferramenta perché devo prendere una bomboletta del gas, perché sull'aereo non me lo fanno caricare. Oggi non so quanti chilometri farò, penso pochi. C'è un po' di spazio qui al lato della carreggiata, se no sarebbero stati guai. La prima salita del viaggio, per fortuna oggi è abbastanza fresco, non mi aspettavo di trovare un tempo così fresco, soprattutto questa mattina, però adesso le temperature ovviamente stanno decisamente aumentando. Ho lasciato la statale ed ora dovrei scendere verso il mare, ma guardate che strada che mi fa fare Komoot. L'app che uso per la maggiore nei miei viaggi si chiama per l'appunto Komoot, non so se si pronuncia così. Il mio è un continuo amore e odio nei confronti di questa applicazione, davvero ottima per pianificare, ma che come navigatore mi mette spesso in mezzo ai guai, trascinandomi in posti poco sicuri. Con il tempo, come una coppia di inseparabili sposi litigiosi, ho imparato a conviverci. Dopo aver attraversato un selvaggio sentiero di campagna e un gigantesco stabilimento dell'Enichem Agip Petroli, superata la cittadina di Priolo Gargallo, ho trovato finalmente il mio Decathlon. Dovrebbe esserci la bomboletta del gas.
Poco prima di Siracusa mi ritrovo su una bella pista ciclabile, la cosiddetta Rossana Maiorca. Questa ciclopedonale, aperta nel 2008, sorge sull'antico tracciato ferroviario che collegava le stazioni di Targia e Siracusa. A dir poco splendida la vista delle svariate insenature a picco sul mare. È solo il mio secondo giorno di viaggio, ma già avverto una sorta di magia nell'aria, difficile da spiegare. Gli odori, i colori ed i tanti contrasti di quest'isola stanno aprendo una breccia nel mio cuore. Tenda montata, posto stupendo. Sono a un passo da Siracusa. Domani mattina presto smonto tutto e già sarò al centro. Solo di tanto in tanto ci capita di avere la certezza di vivere a lungo, molto a lungo, forse addirittura per sempre. Succede, a volte, quando ci alziamo all'alba e usciamo a quell'ora tenera e solenne, da soli. Buongiorno, oggi Siracusa, ho appena raccolto anche tutta la mia immondizia, lasciando tutto più pulito di prima. La prima cosa che farò oggi è visitare questo parco, che è il parco archeologico della Neapolis. Questa davanti a me è immensa. Il Parco Archeologico della Neapolis è un'area naturale ricca di reperti appartenenti a più epoche della storia siracusana, una delle zone archeologiche più importanti della Sicilia. Svariate sono le opere monumentali, ne cito alcune: l'Orecchio di Dionisio, la Grotta dei Cordari,
la grotta del Salnitro, la necropoli, l'anfiteatro romano, il teatro greco. Sono venuto a vedere il teatro greco. Stavo entrando dalla parte sottostante all'anfiteatro, mi hanno detto addirittura di andare via, senza parole. Sono assolutamente deluso di questa situazione, ho pagato un biglietto abbastanza salato, 16,50 euro, ma l'ho pagato volentieri per vedere soprattutto il teatro greco, che comunque è tutto coperto. In una situazione del genere io penso che il biglietto lo si dovrebbe ridurre almeno della metà, o perlomeno avvisare e dire che il teatro in questo momento è in queste condizioni. Se si guarda solo al profitto non si va da nessuna parte. Eureka! Siracusa, che dire? Mi trovo come a Catania, nuovamente colpito di sorpresa. Non so quali aggettivi usare. Stupito, impreparato, letteralmente preso a sberle davanti a così tanta arte e bellezza. Da queste parti ogni città sarebbe da visitare con calma, restarci almeno un paio di giorni. Ma il mio è un tipo di viaggio sì lento, ma nello stesso tempo non posso fermarmi troppo a lungo in un posto. Ho una tabella di marcia da rispettare e delle energie da amministrare con prudenza. Qui c'è una bella visuale su Siracusa.
La mia intenzione oggi era quella di fare il mio fine tappa nei pressi di una zona dal curioso nome, Faro di Capo Murro di Porco, ma sono andato via da Siracusa un po' prima del previsto, è molto presto, quindi ho deciso di pedalare ancora per un po'. In ogni caso la curiosità mi ha spinto ad andare a vedere come sarebbe stata la zona da me scelta per accamparmi. Mi fermo. Buon appetito. Mi è andata bene, mi ero fermato in quel bar così senza pretese, alla fine cucinavano anche, era una coppia di simpatici anziani signori e quelle semplici pietanze che ho preso in ogni caso sono costate, compreso l'acqua, 8 euro. Ho visto che a 20 km da qui c'è un camping, arriverò lì sperando che è aperto. Respira. Sono arrivato nel camping praticamente a predomani, ma mi ha fatto entrare. Questo è il mio spazio. Per fortuna mi sono portato la presa apposita con me. Lì ci sono i bagni. Oggi è il mio terzo giorno in Sicilia e praticamente è ora di lavare i vestiti. A un passo da qui c'è un incendio. Questo posto per montare la tenda mi è costato 15 euro, ormai ragazzi è diventato purtroppo uno standard. Ci sono paesi all'estero che stanno più avanti di noi, che stanno anche meglio, che i campeggi costano la metà. Mi è capitato di trovare anche parecchi B&B e ostelli che costano praticamente lo stesso prezzo, la differenza è che non devo montarmi la tenda. Doccia fatta e vestiti lavati. Buongiorno! Il mio viaggio verso Palermo procede senza particolari intoppi. La Sicilia si conferma un miscuglio di contrasti ed emozioni. Un attimo prima mi trovo ad imprecare lungo strade crivellate di buche e un attimo dopo aver girato l'angolo rimango fulminato dalla bellezza accecante del paesaggio. We'll be right back.
questi sali e scendi, anche se non sembrano troppo impegnativi, alla fine stancano. Comunque oggi farò circa 80 km, passerò sicuramente per il paese di Marzameni e poi un altro paio di punti molto interessanti. Molto carina Marzamemi, è il classico villaggio di pescatori che comunque con il tempo sta cambiando le sue abitudini, sta diventando molto turistico. Si sta alzando un vento abbastanza fastidioso che mi sta rallentando e stancando un po'. Montare la tenda con queste condizioni meteo potrebbe risultare un po' complicato. Avevo in mente più o meno una zona dove bivaccare, ma forse è meglio ovviare all'interno di qualche camping più riparato. Deciderò più avanti. Con mortadella e formaggio e una bottiglia d'acqua da 1,5 litri, 2,20 euro. Sono arrivato sulla spiaggia dell'Isola delle Correnti. Questo è un posto molto particolare per un motivo che adesso vi faccio vedere. Lascio la bicicletta qui perché sulla sabbia è un po' difficile pedalare. Strano, c'è un po' di gente. C'è un'acqua splendida. Quella è la statua del Cristo Redentore e quella è l'Isola delle Correnti. Come vedete, questo è il Mar Ionio e da questo lato c'è il Mediterraneo. Questo è
Stisolo una volta era collegata alla terraferma, però purtroppo il ponte ha ceduto parecchio a causa dell'impeto del mare, e quello è un faro che ha funzionato fino a poco tempo fa. Comincia a fare un po' caldo e ho il vento contrario. Che panorama! La fame quando arriva, arriva. The trees, they are singing to the tune of a song, and the wind is gently ringing the bell that brings the morning, the welcome of the dawn. Of the robin, the call of the dove, the red leaves are falling, the barn owl is calling, the welcome of the dawn. The dogs will be howling, morning light. All are happy to be out in the ending of the night, the welcome of the dawn. Marina di Modica. Alla fine oggi ho fatto quasi 100 km. E sto pedalando su una bella ciclabile. Bella! Che belle dune! Mi hanno permesso di mettermi sotto questo capannone. Sono sicuro che la maggior parte di voi questo luogo può far storcere un po' il naso. La prima impressione è quella di un luogo angusto, e sicuramente lo è, direi anche abbastanza squallido. Dipende dai punti di vista di come la si vede. Per un ciclo viaggiatore è oro. Io qui posso ripararmi questa notte dal forte vento che sta tirando. Ho dei tavoli dove posso mangiare. Ho una presa della luce dove posso caricare tutti i miei, la mia attrezzatura, e qui ho una lampadina. Punti di vista, ragazzi. Risotto alla milanese. Buon appetito.
Buongiorno! Ogni tanto mi capita qualcuno che mi dice: ma che te lo fa fare di rischiare la vita pedalando in posti pericolosi, ad accamparti dove capita, scalare montagne, facendo passare quello che faccio per un'attività inutile, senza senso, addirittura egoistica nei confronti delle persone che mi stanno vicino. Tutto questo non mi dà assolutamente fastidio, anzi, mi fa riflettere. Mi chiedo se oggi non è più rischioso vivere in questa società cosiddetta moderna e capitalistica, dove il denaro e l'apparire sembrano ormai essere l'unica cosa che conta. Non è egoismo. Ognuno di noi più o meno può scegliere come vivere. La morte è un fatto naturale che prima o poi arriva per tutti. Il dolore, la fatica, il rischio sono soltanto emozioni che mi ricordano di essere ancora vivo. Oggi è il mio quarto giorno in Sicilia, non ho ancora assaggiato un arancino e un cannolo siciliano. Questi sono momenti da gustare con calma, sto aspettando il momento propizio. La Sicilia mi sta piacendo tantissimo. È un paese pieno di contrasti, di una bellezza incredibile, incredibile. All'isola di Malta e alla costa libica, splendida ciclabile. Così dovete far diventare la Sicilia, tutta così. Maserati, Ferrari. Mi trovo a Marina di Ragusa ed è molto molto bella. La ciclabile continua, ottimo. E si riprende, bravi siciliani. Mi trovo a Casuzze. Oggi non ho una meta esatta, penso di percorrere una sessantina di chilometri, domani altrettanti, perché sono sicuro che mi fermerò a Nicasa.
Oggi è il quarto giorno, come dicevo, e ho beccato un meteo favoloso. Non ha mai fatto troppo caldo, addirittura la sera anche un po' fresco. L'unica cosa è un po' di vento, ma ragazzi, ci sta, ci sta. Pedalare in questi paesini mi sta piacendo molto perché sono poco trafficati, ci sono delle ciclabili, ma sono proprio anche carini. Mi trovo davanti al busto di Andrea Camilleri e questa è la casa della famosa serie del commissario Montalbano. Percorso una lunga discesa per abbandonare il traffico della provinciale. Sapevo che qui c'era un percorso in mezzo a una riserva, eccetto autorizzati, chiuso. Solo l'idea di risalire. Accidenti. Ho chiesto a questi signori dietro le mie spalle se comunque è possibile passare. Mi hanno detto vai tranquillo, con la bicicletta puoi andare. Quindi si va. Ok, speriamo bene, oltretutto questo è un percorso più per mountain bike. E niente, continuano ad esserci cancelli. Penso che devo rinunciare. Un sopralluogo comunque lo faccio. No. Io il percorso non lo vedo. Si risale. Comunque ne è valsa la pena, guardate che spettacolo. A volte si sbaglia, però io guardo sempre il lato positivo delle cose. Ho scoperto un luogo splendido. Vai! Qui ci sono dei tavolini del fresco, starò per un po'. Un piatto di pasta alla norma e parmigiano.
bella montata, doccia fatta, il camping veramente ottimo, soltanto 8 euro ed è molto attrezzato anche un barretto e il personale è molto gentile. Oggi, perso tra mille pensieri, ho dimenticato di fare la spesa per la cena ed ho chiesto al proprietario del camping, avendo un piccolo bar, se c'era qualcosa da stuzzicare. Mi ha guardato un attimo negli occhi ed ha capito subito di trovarsi davanti ad un lupo affamato e senza indugi si è fatto in quattro per soddisfare il mio appetito, preparandomi con quello che aveva un bel piatto di pasta col tonno. Persona squisita. Domani 60 km arriverò a Licata, dove incontrerò una persona che si chiama Angelo. Ciao Angelo, a domani e saluto anche voi. Buongiorno, sto smontando la tenda, questa mattina farò colazione qui al camping e poi si parte 60 km fino a Licata, dove incontrerò Angelo. Buongiorno, è pronto allora? Arrivo. Cavoli. Campo da tennis. La granita di Giovanni. La granita di Giovanni. Ecco qui. Guardate che spettacolo. Questa brioche come si chiama? Brioche col tuppo. Buonissima. Granita favolosa fatta in casa. Questa è una granita fatta con il limone di casa mia. Molti usano ghiaccio tritato e succhi di limone. Invece io le premo io con le mie mani. Infatti me ne sono accorto subito. Favolosa. Prendiamo una granita doc. Se tu leggi tutte le recensioni, la prima cosa è la granita. La mia granita. Infatti è una granita favolosa. Mai mangiato una granita così in vita mia. Allora ciao, ciao, buongiorno. Stiamo attento a qua. Grazie. Non sono tutte precise quando guido. Oggi è nuvoloso, meglio così. Indovinate a cosa sto pensando? La granita di questa mattina favolosa. Volete ascoltare una piccola storia horror? Si intitola La rasetta infernale. C'era un ciclista che vagava tranquillo per le strade della Sicilia. All'improvviso lo specchietto retrovisore vede un grosso tir arrivare minaccioso, quindi cerca di tirarsi il più possibile a destra, ma praticamente arriva un centimetro dalla scaletta dell'asfalto. Il camion arriva sempre più vicino e il ciclista comincia a pregare. Il camion lo supera 5 cm alla sua sinistra e sembra non finire mai, mai. Alla fine, finalmente supera il ciclista che si salva per miracolo. Mi è accaduto 5 minuti fa. A dire il vero, di queste rasette me ne capitano almeno 5 al giorno. Questo accade soprattutto dove non c'è purtroppo spazio a sufficienza. Thank you.
Cari siciliani, non so che problema avete con l'immondizia, sicuramente avrete delle ragioni per fare questo, ma per me è incomprensibile. Quando mi trovo a passare davanti a questi enormi mucchi di rifiuti, mi rendo conto ancora di più di quanta plastica utilizziamo e buttiamo ogni giorno, come se il nostro pianeta disponga di questo materiale all'infinito. Il problema è che il mondo è finito e alla fine prevarrà solo una regola, quella della fisica e della biologia. Nastro adesivo io lo porterei sempre in viaggio. Ho superato Gela, destinazione Licata, e sono passato sul lungo mare. Devo dire la verità, anche le città magari all'apparenza meno carine, secondo me hanno tante possibilità, tante potenzialità da sfruttare. Angelo, penso di poterlo dire, è uno dei miei più affezionati iscritti al canale. Ci sentiamo ormai costantemente da anni. Quando ha saputo del mio giro in Sicilia, si è fatto in quattro per ospitarmi nella sua Licata. Ed io di certo non mi sono fatto pregare due volte. Il piacere è reciproco. Conoscerci di persona per me è qualcosa di molto elettrizzante e non vedo l'ora di conoscerlo. Assurdo, leviamoci da qua. Ciao Angelo. Mettiamoci là. Se arrivo. Porto Peschereccio. Arrivo. Sì, vai. Questi noi li chiamiamo calanchi. Voi quindi? Queste o valanche oppure timpe. E qua c'è l'ingresso del rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo è il palazzo di città, il comune. Questo qua? Sì. Bello. In stile Liberty. Questo è Corso Umberto, ex via Imera, che è la zona principale, il cuore del paese. Tutto si svolge qua. Questo è Corso Serrovira. I Serrovira erano una famiglia nobiliare delicata del 1700. È un altro corso principale di Licata, Corso Roma, sì, che porta al palazzo di città. E qua è la piazza principale dove si svolge tutto. Fra 10 giorni ci sarà la festa patronale. Qua sarà invasa dalle bancarelle, una cosa meravigliosa. Questo è Corso Vittorio Emanuele, che è la zona in, diciamo, di Licata, o almeno una volta lo era sicuramente, ma dove si svolge tutto, tutta la vita del nostro paese, nostra città. Se stai tranquillo, ti fai una bella doccia, ti fai la mezz'oretta, quello che vuoi. Vedi, questi sono palazzi, sì, sì. Palazzi nobiliari di una volta che ormai sono stati smembrati, quindi ci abitano più famiglie. Ho conosciuto una persona fantastica, il signor Angelo praticamente mi ha ospitato in questo B&B, mi ha fatto mettere la bicicletta al sicuro, mi ha offerto questo panino. Andiamo a vedere com'è. C'è un bellissimo bagno e guardate, un vero letto. Licata e dintorni, mi sta facendo vedere tutto, quasi tutto.
ed eccomi qui come nulla fosse a girare per Licata con il signor Angelo, meglio conosciuto su YouTube con il nome di Mr. Brice. Quella che mi sono trovato davanti è una persona dall'animo nobile e generoso, un uomo estremamente orgoglioso della sua terra, che nonostante il poco tempo a nostra disposizione, si è fatto in quattro per farmi capire il più possibile i luoghi e la storia della sua città. Queste sono alcune immagini della nostra giornata passata insieme. Passeggiatina in Corso Umberto con l'amico Francesco. Angelo, ben di nome gradito. E di fatto. Di fatto. Grande Angelo. È stato bello averti all'Icata. Vieni qua, vieni. A posto. La casareccia. Sì, 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 è meglio così, la faccio meglio. Comincia a scendere qualche gocciolina d'acqua. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sono ancora con Angelo. Buongiorno. E mi sta portando a prendere un cannolo buono. Cannolo siciliano, sì, è un buon caffè soprattutto per affrontare la giornata, soprattutto lui. Assaggiamo questo cannolo.
favoloso. Come si chiama questo? Savoia. E questo è un tipico dolce torinese. Però qua lo fanno buono. Niente, praticamente qua la pioggia, vedi, oggi cade qualche goccia d'acqua, però ci sono mesi e mesi che per noi la pioggia è un semplice miraggio. Non si vede, non siamo da novembre fino all'ottobre prossimo senza vedere gocce d'acqua. Per noi quando piove è come gli indiani, facciamo la danza della pioggia per cercare, sì, di vedere qualche goccetta d'acqua. È giunta purtroppo l'ora di rimettermi in viaggio. Angelo nel frattempo ha continuato ad offrirmi di tutto senza permettermi di pagargli neanche un caffè. Spero un giorno di riuscire a contraccambiare così tanta gentilezza. Ciao Angelo, saluto te e la tua Licata con la consapevolezza di aver trovato un amico. Giornata nuvolosa, sta scendendo un po' di pioggia, ma per fortuna, come ha predetto Angelo, il vento oggi è a mio favore. Mi sto dirigendo a ovest, destinazione Valle dei Templi. Sono sotto la pioggia. Aspetta 10 minuti. Ci riprovo, tanto continuerà a piovere per parecchio. Yamamoto Tsunemoto, parlando della pioggia, dice: un acquazzone impartisce i suoi insegnamenti. Se la pioggia vi sorprende a metà strada e camminate in fretta per trovare un riparo, nel passare sotto le grondaie o nei punti scoperti vi bagnerete ugualmente. Se invece ammettete sin dall'inizio la possibilità di bagnarvi, non vi darete pena, pur bagnandovi lo stesso. La stessa disposizione d'animo, per analogia, vale in altre occasioni. Vero. Sono da 2 ore sotto la pioggia. Valle dei Templi. Sta piovendo sabbia, continua a piovere e non accenna a smettere.
ho avuto non pochi problemi oggi ad arrivare qui con la pioggia, ma alla fine ce l'ho fatta. Quindi godiamoci la Valle dei Templi. Poco prima dell'ingresso un gentile signore mi ha permesso di nascondere la bicicletta dietro la sua bancarella di souvenir. E pagato il mio ticket di 14 euro sono finalmente riuscito ad entrare. Desidero vedere questo incredibile parco archeologico da anni, un vero e proprio salto nel tempo di oltre 2500 anni fa, nel periodo della Magna Grecia. Le rovine dell'antica città di Akragas, oggi Agrigento, sono state segnate dalle dominazioni dei Greci, dei Romani, dei Normanni, degli Arabi. Dal 1997 l'intera zona è stata inserita nella lista dei patrimoni dell'umanità dall'UNESCO. L'unico camping della zona è chiuso, adesso farò un po' di spesa in questo panificio e poi mi andrò a piazzare da qualche parte. La giornata di oggi sembrava partita decisamente male. Ho pedalato sotto la pioggia praticamente per tutta la giornata. Ma di colpo poco prima della Valle dei Templi, come per magia, si è improvvisamente dileguata, permettendomi di ammirare in tutta la sua maestosità il parco archeologico. Il destino, poi, dopo aver trovato il campeggio chiuso, mi ha portato su questa spiaggia. Ed ora, solo, al cospetto di questo mare agitato, la mia anima è quieta. Sento che non mi manca niente. Sono l'uomo più felice e fortunato del mondo.
Non mi sarei mai aspettato che venivo in Sicilia a sentire freddo. Tira anche molto vento, ma per fortuna oggi sicuramente, da come vedo, non pioverà. La pioggia ha lasciato spazio al vento che nel frattempo ha cambiato direzione tirando dritto frontalmente e le previsioni dicono che nei prossimi giorni aumenterà di intensità. Questa è la scala dei Turchi, probabilmente la sto guardando da un'altra prospettiva, ma sono andato dritto prima, non mi va di rifare la salita. Comunque, bellissimo. Almeno a Sciacca. Questo è il paese di Siculiana. Oggi è il mio settimo giorno di viaggio. Rifacendo due calcoli mi sono reso conto che nella giornata di ieri ho superato i 350 km, quindi per Palermo me ne restano circa 300, meno della metà. Francesco. Piacere, Giuseppe. È difficile trovare quello... contrario, è salita. Sto attraversando un tratto dell'entroterra molto molto bello. Peccato per il meteo pessimo che non mi fa godere appieno del paesaggio. Procedo molto lentamente e non riesco a prendere il ritmo. Alla prossima occasione mi fermerò per un caffè. È dura, è dura! Salita controvento! Oh. Hai abbandonato il controllo alla mano. Oggi è decisamente il giorno di quelli fatti fino ad ora.
raggiungo Sciacca Terme, graziosa città ricca come tanti altri paesi che ho attraversato di chiese e monumenti. Sciacca è particolarmente famosa per le sue ceramiche. È ora di pranzo. Ne approfitto per mangiare un panino e riposarmi un po'. Panino con panelle, fatto con farina di ceci. Questo vento oggi mi ha ucciso, se sarà così anche domani non saprò proprio cosa fare. Oggi non riesco a prendere il ritmo, zero, zero, è andata bene anche ieri sotto la pioggia. Non ce la faccio più, è da questa mattina, 60 km di controvento, non mi ha dato tregua neanche un secondo. Guardate quanto è distante il mare, non sempre si riesce a seguire la costa, il lungomare, anzi. Immagini non rendono un'idea del vento che sta tirando. Il mare! Ho trovato questo posto riparato, ho messo delle pietre per non far volare la tenda e qui c'è la mia bicicletta. C'è l'aria frizzantina questa mattina. Tra la pioggia e il vento di questi giorni mi sono beccato un bel raffreddore. Prima attrazione della giornata è il parco archeologico di Selinunte. Uff.
La Sicilia è tosta, ragazzi, è tutto un sali scendi. Adesso sto facendo una bella salita. Non si riesce mai a rimanere proprio sulla costa. Si è costretti sempre a fare dei tagli nell'entroterra. In quella di Trapani. Una ciclovia, una ciclovia. Io mi faccio questa. Mi dispiace, andrò un po' più avanti lungo questa ciclovia, poi girerò a destra e dovrei dopo un po' arrivare al sito archeologico di Selinunte. Leggo su Wikipedia che Selinunte era un'antica città siceliota situata sulla costa sud-occidentale della Sicilia, nell'odierna provincia di Trapani. È il parco archeologico più esteso d'Europa. I ruderi della città si trovano nel territorio del comune di Castelvetrano, nei pressi della foce del Belice. Nel sito archeologico sull'Acropoli vi sono alcuni templi insieme ad altre costruzioni secondarie, mentre altri templi si trovano su una collina poco lontana. Le sculture trovate negli scavi di Selinunte si trovano soprattutto nel Museo Nazionale Archeologico di Palermo. Fa eccezione l'opera più famosa, l'Efebo di Selinunte, che oggi è esposto presso il Museo Civico di Castelvetrano. Ci sarebbero davvero tantissime cose da dire, ma dato che di questo luogo so ben poco, farò parlare le immagini. Grecia? No, l'italianissima Sicilia. È incredibile, fantastico. La Valle dei Templi è stupenda, ma Selinunte non è da meno. Sbalorditivo, da rimanere a bocca aperta.
e poi guardate cosa c'è qui davanti. Ed ora direzione Mazara del Vallo. E la campagna, ce lo facciamo un giretto. Dove mi ha fatto passare il navigatore? La strada è chiusa, qua c'è il cancello. Forse è là. Dai, io passo, ormai sono troppo avanti. No, assurdo. Niente. Ci proviamo. Tutto gli spini. Porca. Uffa. Cavolo. Ho deciso di fare un piccolo tour agricolo. Esce sulla strada? Grazie, ciao. Ci siamo. Cuccia! Continua su SMC 56 per 7 km. Boccia! Cazzo di cani. La situazione dei cani randaggi in Sicilia sembra davvero essere fuori controllo. Con questa è già la seconda volta che vengo aggredito e in questa occasione me la sono vista davvero brutta. Un altro grosso problema che questa regione dovrà risolvere in qualche modo. Thank you.
Nervesa un po' Mazzara, molto bella. Adesso continuo su questa ciclabile e raggiungo il camping Il Biscione. Perché pedalo o cammino? Un po' perché mi piace, un po' per mettermi alla prova. Ma forse il motivo principale è semplicemente osservare. Sono molto curioso. Osservo, riprendo e scatto quasi quotidianamente luoghi e persone. È un mio metodo per riflettere e anche forse far riflettere. Ritengo sia molto importante documentare. Werner Karl Heisenberg diceva che l'osservatore non può essere separato da ciò che osserva. Nessun osservatore, nessuna realtà da osservare. Sono arrivato al mio camping, la mia bicicletta è lì, qui sono riparato dal vento, qui ho l'energia elettrica, guardate che bel campeggio, molto molto grande. E sono praticamente solo, dovrebbe esserci anche un bar e una pizzeria. Oggi mi rilasso un po' e mangio una bella pizza. Questi ultimi tre giorni sono stati parecchio duri dopo la pioggia e il vento. Comunque, tutto sommato, alla fine è andato sempre tutto bene. L'antica civiltà di Selinunte è veramente qualcosa di straordinario. Se avete possibilità di andarci, partite. Pizza con patate al forno e salsicce. A domani! Buongiorno! Praticamente non riesco a smontare la tenda, sta piovendo e sta tirando un forte vento. Meteo non è clemente neanche oggi. Ho passato un giorno di pioggia, tre giorni di vento, compreso questo, ma oggi sta anche ripiovendo. Non so come sono riuscito a smontare tutta la tenda, ho messo tutto a posto. Il tempo è veramente improponibile. Ho fatto una bella scrocchisciata d'acqua, ha piovuto, continuerà a piovere, adesso è una... Non sta piovendo, quindi cerco di approfittarne, ma comunque c'è il vento. Questa mattina, nel frattempo che attendevo la fine della pioggia, ho trovato e prenotato un B&B al centro di Trapani. Quindi oggi, nonostante il maltempo, devo assolutamente raggiungere tale destinazione.
dovuto abbandonare il lungomare, sto percorrendo questa nazionale o provinciale, non lo so, che praticamente le onde del mare mi sbattevano in faccia e adesso ho preso comunque una parallela. Minchia che tempo! Minchia! A tornare sul lungomare, ma è improponibile. Tornerò sulla parallela, che è un po' più coperta. A Marsala sono. Che è una ciclovia. In fondo ci sono delle isole, sarà l'isola di Favignana o quella o questa, non lo so, poi ce ne sono altre. Ha smesso di piovere, ma il vento continua a tirare ancora forte, a tal punto che ho una certa difficoltà a filmare le saline di Mulini di Trapani. Le mie scarpe e i miei pantaloni sono ancora bagnati fradici, ma sono felice, perché la mia meta giornaliera è molto vicina. Esausto, cioè questo tempo mi ha sopraffatto.
trovato una struttura veramente molto carina ad un prezzo veramente onesto e adesso vado a vedere un po' Trapani. Ed eccomi qui, dopo una bella e comoda dormita, a finire di sistemare la mia viaggiola, pronto per una nuova avventura. Chissà cosa avrà in serbo per me questa giornata. Una cosa è certa, prima di ripartire, un'ultima fugace visita di Trapani ed una buona colazione è d'obbligo. Stamattina ci rimangiamo un bel cannolo e poi si parte. Buongiorno, buongiorno! Questa mattina, dando un'occhiata su Komoot, ho notato la traccia di un sentiero gravel che taglia per l'entroterra. Sembra molto interessante. In questo viaggio questo tipo di percorsi mi sono un po' mancati. Deciso. Lascerò la costa per il selvaggio hinterland siciliano.
Gittaglia, un po' per l'entroterra, ci saranno parecchie salite. Onaggia! Quando è troppo si scende dalla bici e si spinge. Il bello di pedalare un po' di salite nonostante la fatica è trovarsi improvvisamente al cospetto di panorami simili. Come descrivere un paesaggio di tale bellezza? In tanti cercano di raccontare le meraviglie del mondo nei loro libri, ma alla fine, come dice Henry Frederick Hamiel, un paesaggio è uno stato d'animo. Questo tratto dell'entroterra mi sta piacendo molto, ho fatto bene a tagliare. Destinazione di oggi è Castellammare del Golfo e passerò per il castello di Baida. Buon viaggio! Grazie, ciao, buongiorno, buona giornata! Ciao. Ciao. Da un lato le cave, dall'altro le viti. Eccomi, sono arrivato
questo è il castello. Aggiunto, ma la parte più bella indubbiamente è stato il percorso che ho fatto. E adesso via verso Castellammare del Golfo. Mentre mi avvicino a Castellammare del Golfo vengo assalito da una strana sensazione, forse malinconia. Mi sono improvvisamente reso conto che domani sarà il mio ultimo giorno di pedalate. Se tutto andrà bene, arriverò a Palermo. La fame quando arriva, arriva. Buongiorno, oggi salvo imprevisti, arriverò a Palermo. La mia pedalata prosegue a gonfie vele, la furia del vento sembra finalmente essersi placata. Tutto passa come questo viaggio ormai giunto al termine. E mi viene in mente una frase, tutto passa, ma non certe emozioni, non certi sogni, non certe intese. Tornano, bussano, resistono, insistono, a tutto, anche alla ragione. Strada statale 187. I dati sono dell'Unione Italiana di Prometeia. Mi sembrava strano che non era ancora accaduto, ho rotto gli occhiali da sole. C'era un fruttivendolo, mi sono fermato per prendere una banana e il signore me l'ha regalata. A proposito, la frutta per strada non lo dico mai, ma mi viene regalata molto spesso, quasi sempre. A dimostrazione che ci sono in giro ancora tantissime persone dall'animo nobile e generoso, che sanno riconoscere, se vogliamo chiamarlo così, il ciclo viaggiatore. Molti di voi mi stanno chiedendo che tipo di bicicletta sto utilizzando,
come l'ho sistemata per affrontare questo viaggio. Questa è una Cinelli o bootleg Interrail, una bicicletta anche abbastanza economica, è una bicicletta adatta più per il cicloturismo, è una sorta di ibrido, quindi è una bici tra la mountain bike e la bici da corsa. È un assetto più che altro da bikepacking, è dotata di attacchi per collegare borsoni o cage per portare materiale per viaggiare. L'ho fornita di una pompa abbastanza seria in modo da non avere problemi. Qui ho tutti i miei attrezzi per montare, smontare, aggiustare la bici. Normalmente viaggio anche con i borsoni laterali grandi, dato che sono passato spesso in luoghi abitati, ho cercato di essere il più leggero possibile. I copertoni sono dei Pirelli cinturato 700x40 e sono dei tubeless. Avevo queste due borsette piccole della Ortlieb che montavo davanti, ma sono riuscito ad adattarle dietro. Questa borsetta era il contenitore dei miei ramponi che ho adattato e l'ho attaccata sopra il mio portapacchi. Per i freni utilizzo quelli idraulici della Tektro. Ho questa borsa centrale molto comoda della Brooks, e della Brooks anche questa sella. Questa è una C17. Poi utilizzo un manubrio double bar che ha una forma molto particolare ed è molto utile soprattutto per collegare tante cose. Qui metto il mio telefono, qui ho il mio Garmin, qui ho collegato la mia GoPro, qui ho le stecche e il materassino per la tenda, qui ho tutto ciò che mi serve per cucinare, qui ho il sacco a pelo, qui la tenda e questa borsa sempre impermeabile della Ortlieb, stile bikepacking, dove posso mettere tutti i miei vestiti. Ok, io proseguo. Oggi, prima di arrivare a Palermo, passerò per Capaci e Sferracavallo. Sono a Capaci. Ho appena superato Capaci, adesso mi fermo un po' per riposarmi a Sferracavallo e sono a 20 km da Palermo.
quando si viene in Sicilia inevitabilmente si finisce di pensare o parlare in qualche modo della mafia. Fino ad ora in questo video ho cercato di evitare l'argomento e non lo farò. So solo di aver incontrato persone e luoghi meravigliosi. Però un piccolo accenno, dato che sono alla fine del mio viaggio, voglio farlo, leggendo una breve frase di Giovanni Falcone. Se vogliamo combattere efficacemente la mafia, non dobbiamo trasformarla in un mostro, né pensare che sia una piovra o un cancro. Dobbiamo riconoscere che ci rassomiglia. In poche parole, amici, se questi fenomeni esistono, la colpa è anche nostra. Mi sono fermato a Sferracavallo, oggi è la mia ultima giornata di pedalate, quindi ne approfitto, mi mangio un bel primo. Ho l'impressione che qui il pesce è fresco. Ho preso proprio gli spaghetti Sferracavallo con cozze, gambero, pomodorino e pesto al pistacchio. Penso ve ne siate già accorti, vado matto per la pasta. Non so a voi, ma a me rende felice. Davvero eccezionali, buonissimo e abbondante. Tra 10 km il mio viaggio terminerà, sarò arrivato a Palermo. La Sicilia è un'isola piena di contraddizioni, è una regione pazzesca, un mondo a parte. Mi è piaciuta tantissimo. Siciliani, siate orgogliosi della vostra regione. Mistero, mistero! Giuro non l'ho fatta apposta. Mi sono trovata a passare su questa strada un attimo dopo aver espresso il mio pensiero. Tutto ciò non sminuisce minimamente il mio affetto nei vostri confronti. Dico solo una cosa. Ognuno di noi, con dei piccoli gesti, può contribuire a migliorare il mondo. Sono arrivato a Palermo, mi è sembrato doveroso fare la mia prima foto e video sul murale di Falcone Borsellino. Nel frattempo ho raggiunto il mio B&B, scaricato i bagagli pesanti della bicicletta, fatto una doccia e subito via verso il centro. Ho mezza giornata di oggi e quasi tutta quella di domani per esplorare la città. I problemi che affliggono Palermo, il traffico. Sono partito da Catania e poi sono passato per Siracusa, Licata, la Valle dei Templi, Marsala, Trapani e tante altre bellissime città. Ed ora, come nulla fosse, eccomi qui a pedalare nella splendida Palermo. Tutti i luoghi che ho visitato mi hanno dato qualcosa,
ma Palermo mi ha lasciato il segno, non solo per un fatto estetico, oltretutto in certi casi anche molto degradata. Sarà la sua atmosfera. Mi viene da dire che è una città dove ci vivrei per un po'. Buongiorno, oggi si torna a casa, però ho tempo fino a questa sera di visitare Palermo. Sto andando al mercato di Ballarò. Pesce spada e melanzane, ragazzi, super abbondante, dire poco.
posso ripartire senza aver gustato un'altra granita. Bene amici, anche questa incredibile avventura è giunta al termine, ma prima di salutarvi voglio spendere due parole su questo modo di viaggiare. Riuscire a percorrere così tanta strada attraversando luoghi sconosciuti, decine di paesi per giorni e giorni, con la sola forza delle gambe e la volontà, e rendersi conto di aver fatto tutto questo con una bicicletta, va al di là di ogni possibile immaginazione. Ma soprattutto è una soddisfazione senza pari. È vero, si prende vento, freddo, sole, pioggia e si fa tanta fatica, ma ogni goccia di sudore, ogni lacrima di dolore ne vale assolutamente la pena. Tramite questi miei video voglio far passare il messaggio che il mondo non è così pericoloso come sembra. Basta un po' di attenzione e tutto fila liscio. I racconti che condivido sono anche vostri. Alla prossima avventura!